Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura alla pagina sindacale, dopo 6 settimane di silenzio, arriva la nuova proposta della Betafans per lo stabilimento di Tortoreto a rischio chiusura. L'azienda vorrebbe tenere aperta una sola linea produttiva a fronte di aiuti economici da parte del governo e del Mise, che ha rigettato però il piano. I sindacati chiedono d'altra parte un impegno diverso della Betafans e chiaramente la salvaguardia dei lavoratori. Vediamo insieme il servizio. La proposta di tenere in vita una sola linea produttiva, confermando in maniera quasi totale il taglio del personale addetto, non può essere accettata dai sindacati e dai lavoratori della Betafans di Tortoreto, che dopo la riunione ieri in videoconferenza del tavolo di trattativa al Mise, a 6 settimane di distanza dall'ultimo incontro, ritengono insufficiente la proposta dell'azienda. Il Mise ha chiarito, attraverso le dichiarazioni della sottosegretaria Todde, come lo stesso non sia disponibile a erogare sostegni economici a fronte di un piano che preveda licenziamenti per il sito di Tortoreto, concludendo che il tavolo di trattativa verrà riconvocato quando l'azienda presenterà un piano sostenibile e condivisibile tra le parti. Come FIM, FIOM e WILM, si legge in una nota congiunta, crediamo che sia una situazione surreale. Dopo 6 settimane dall'ultimo incontro, infatti, l'azienda si è presentata al tavolo senza numeri, senza un piano industriale credibile e confermando i licenziamenti, oltre a chiedere finanziamenti pubblici. Un atteggiamento inaccettabile e irrispettoso, continuano i sindacati, nei confronti di un tavolo istituzionale e dei lavoratori di Tortoreto. In questi mesi, si legge ancora nella nota, dall'annuncio di chiusura dello scorso luglio in poi, l'atteggiamento aziendale ha soltanto depauperato le prospettive economiche e l'appetibilità di uno stabilimento senza crisi produttive negli ultimi anni. La conferma dei licenziamenti da parte di Betafans, concludono i sindacati, preclude una trattativa sostenibile. Servono e vanno trovate soluzioni alternative a livello istituzionale attraverso un confronto con coloro che seriamente vogliono la continuità produttiva e occupazionale dello stabilimento di Tortoreto. Manifestazione questa mattina a Pescara da parte dei laureati in scienze motorie. I precari dello sport chiedono di poter lavorare. Sentiamo Giuseppe Dintino. Lavoro è vita, il lavoro è dignità. Scendono in piazza i professionisti delle scienze motorie. Insegnanti di educazione fisica, istruttori delle palestre e laureati in scienze motorie hanno manifestato questa mattina davanti alla sede pescarese della regione. Chiediamo dignità, hanno detto ai nostri microfoni. Vogliamo chiedere di lavorare in qualsiasi modo e, se non è possibile lavorare, avere un reddito d'emergenza. Questo reddito d'emergenza dovrebbe essere dato a prescindere a tutte e a tutti, senza chiedere come mai, se lavori, se non lavori, perché il reddito può dare dignità a tutti quanti. È una vita dignitosa che potrebbe cambiare la situazione di molte persone come noi, perché noi siamo dei precariati sia nelle scuole e sia nelle palestre e nelle piscine, perché non abbiamo un contratto di legge, ma abbiamo sempre dei co-co-co. Questi co-co-co non ci danno diritto a nulla, né alla malattia né alle ferie, e quindi noi chiediamo di far approvare anche il decreto sportivo che stanno facendo in quinta seduta al Senato, e di far approvare anche il decreto legge, il DDL 992 prossimamente. Se non è possibile nell'immediato, di farci lavorare con i progetti che sono andati avanti per 10 anni passati. Credi che coloro che lavorano nel mondo dello sport in questi mesi siano stati un po' trascurati? Sì, siamo stati trascurati perché ci sono stati studi che durante la pandemia l'attività motoria ha dato dei frutti per superare questa crisi, soprattutto con dei ragazzi che hanno sofferto di depressione, e con l'attività motoria si andava a sviluppare dei neuroni, dei recettivi neuronali che andavano a combattere contro questa depressione. Noi siamo stati anche trascurati dal mondo politico e dal mondo statale. La CGIL esprime perplessità sull'apertura dei negozi e delle botteghe nel weekend, mentre i centri commerciali
sono chiusi perché lì potrebbero crearsi, dicono i sindacalisti, degli assembramenti. Per la CGIL bisogna mettere in atto dei controlli da parte delle forze dell'ordine e poi ci vogliono gli ammortizzatori sociali per cercare di venire incontro alle esigenze dei lavoratori. Vediamo l'intervista. Centri commerciali chiusi nel weekend o perlomeno con le attività non essenziali chiuse, però nelle altre parti dove non ci sono i centri commerciali gli altri negozi sono aperti e questa è una situazione di differenziazione che per voi della CGIL non è corretta. Beh, più che altro noi crediamo che questa sia una situazione che può creare delle serie situazioni di pericolo o possibilità di contagio, nel senso che con i centri commerciali in gran parte chiusi, perché sono pochissime le attività aperte nei centri commerciali, si può verificare che i clienti si rivolgono tutti nei negozi che stanno all'esterno dei centri commerciali e che sono aperti. Pensiamo ai negozi elettronica di consumo, mobili, articoli sportivi, eccetera, eccetera. Tutti i posti dove in genere la cliente va nel weekend e passa un po' di tempo. Le disposizioni dicono che gli ingressi vanno contingentati e che i clienti possono stare nei negozi il tempo stretto necessario a fare gli acquisti. Queste regole devono essere rispettate, altrimenti si rischia veramente che la situazione possa degenerare. Sul fronte lavoro all'interno sia della grande distribuzione che dei negozi, temete che ci siano delle ripercussioni con queste nuove disposizioni? Indubbiamente ci sono delle ripercussioni, diverse aziende hanno già riattivato gli ammortizzatori sociali, anche quelle che le avevano sospese e in ogni caso con questa situazione è chiaro che c'è un calo dei consumi, noi abbiamo di fronte l'inverno e soprattutto il Natale che per il commercio è un periodo molto importante e ci sono grossi dubbi su come questo Natale e i cali di fatturato di questo Natale incideranno rispetto all'economia del settore e delle imprese. Secondo voi gli strumenti messi in campo in questo momento sono sufficienti o bisogna fare di più? Il punto non sono tanto gli strumenti, il punto rispetto alla sicurezza è che le regole devono essere rispettate. Noi abbiamo chiesto che ci sia un controllo massiccio da parte dei vigili urbani e delle forze dell'ordine rispetto delle regole all'interno dei negozi e questo deve essere fatto perché altrimenti sarà tutto vano, si rischierà che quel strumento, che quella norma porti più danni dei benefici che potrebbe che porta. Insomma. Quindi questo è un primo passo. Il secondo è che bisogna avere attenzione, ci devono essere ammortizzatori sociali così come sono stati dati e ovviamente il blocco dei licenziamenti così come è stato accolto dal governo perlomeno fino a marzo. Il questore dell'Aquila, Gennaro Capoluogo, fa il punto della situazione per quanto concerne i controlli Covid della nuova organizzazione della polizia per gestire i servizi in sicurezza. Il questore ribadisce la volontà delle forze di polizia di essere vicine ai cittadini per cercare di superare insieme, dice, il momento difficile che stiamo vivendo. Sentiamo. La Polizia di Stato, in prima linea nell'emergenza sanitaria in corso, continua con spirito di abnegazione a mettersi a servizio della comunità per garantire sicurezza e legalità sui territori, con estrema razionalità nell'affrontare situazioni spesso difficili e delicate. Un impegno straordinario che impone grande responsabilità, così il questore dell'Aquila, Gennaro Capoluogo. La questura dell'Aquila, in particolare la Polizia di Stato, ma ritengo tutte le forze di polizia, si sono poste sempre come amici dei cittadini, persone che hanno dal primo momento informato sulle regole da rispettare, consigliato sulle azioni da tenere, abbiamo riscontrato una responsabilità della società civile, seppur ovviamente questa situazione ha messo a dura prova un po' la capacità delle persone di rispondere in maniera efficiente a questa cosa. I controlli sono stati fatti a largo raggio, sono stati fatti con il rigore che la legge ci richiedeva, nella consapevolezza di trovarci di fronte a persone che rispettavano le norme ma che ovviamente ricevevano dei disagi. Da un punto di vista della sicurezza pubblica devo dire che questo territorio non ha registrato fenomeni molto allarmanti. Il disagio sociale sicuramente c'è, dipeso da tutta una serie di attività anche commerciali ridotte, ma su questo fenomeno siamo stati molto attenti.
avanti. Responsabilità ma anche capacità di reagire in tempi rapidi alle criticità, come il caso dello sportello immigrazione del commissariato di Avezzano, chiuso temporaneamente per la positività di alcuni operatori. Le attività però non si sono mai fermate. Noi siamo abituati a riorganizzarci, appunto siamo una forza di polizia non militare ma sicuramente con un'organizzazione molto forte e la responsabilità degli operatori che ho riscontrato è stata veramente elevata. Abbiamo, come la stessa società civile, avuto dei casi di Covid, devo dire molto limitati, ma questo è stato determinato soprattutto dalle regole che ci siamo imposti. Lei ha visto che per entrare qui deve sanificarsi, utilizzare la mascherina, il distanziamento, abbiamo applicato anche tutta una serie di interventi di carattere sanitario all'interno della struttura e dal bollettino che ho e che mi faccio fare ogni mattina dal nostro ufficio sanitario, devo dire che la nostra situazione è assolutamente in linea, non abbiamo grosse emergenze, c'è stato qualche problemino ad Avezzano sull'ufficio immigrazione ma che abbiamo superato, devo dire, in maniera brillante con la consapevolezza di tutti che siamo al servizio dei cittadini. Lei vedrà anche qui la fila di migranti che c'è, i distanziati, abbiamo immediatamente spostato alcune attività sulla questura, penso che i cittadini non hanno assolutamente risentito di questa cosa e ripeto, siamo veramente nella norma, bisogna essere pazienti, consapevoli che purtroppo l'infezione c'è, gira, rispettare se stessi significa rispettare anche gli altri. Oggi noi siamo qui a fare un'intervista, siamo all'aperto, indossiamo entrambi le mascherine, io prima di scendere mi sono lavato le mani in rispetto delle persone che andavo a incontrare, piccole regole semplici che possono aiutare tutti quanti ma soprattutto aiutare la società. Per il resto, ripeto, mi rendo conto che c'è tanta gente che sta facendo dei sacrifici anche a livello economico, il governo sta intervenendo con tutta una serie di misure a tutela di queste persone, noi cerchiamo di interpretare le aspettative dei nostri cittadini e facciamo tutto affinché questo ambiente, questo territorio possa essere nella massima sicurezza. Cambiamo argomento adesso. La Regione Abruzzo, in accordo con Marche, Puglia e Molise, ha proposto alla Commissione europea di inserire la dorsale adriatica Ancona-Bari e la trasversale tirrenica Civitavecchia-Pescara-Ortona all'interno dei progetti infrastrutturali delle reti TNT. L'obiettivo è quello di potenziare l'intermodalità dei porti del Sud Italia. Vediamo. La Regione Abruzzo ha coordinato la proposta condivisa con Marche, Molise e Puglia relativa al processo di revisione della rete transeuropea dei trasporti avviato dalla Commissione europea nel 2019. Proposta che consentirà l'introduzione nella rete di nuovi nodi infrastrutturali quali porti, interporti e aeroporti insieme ad un aggiornamento delle infrastrutture stradali e ferroviarie che uniscono tali nodi. La Regione Abruzzo, nella giornata di ieri, ha proposto l'inclusione nella core network, cioè nella rete centrale, della sezione Ancona-Bari lungo l'asse adriatico e della sezione trasversale Civitavecchia-Pescara-Ortona che collega il Mar Tirreno al Mar Adriatico, entrambe non recepite nel 2013. Il nostro obiettivo, ha sottolineato il presidente Marsilio, è quello di affermare l'itinerario marittimo ferroviario lungo il versante adriatico ionico che raccorda i porti del Sud Italia, concretizzando un rapido collegamento verso il nord in una catena intermodale integrata ed efficiente e consentendo l'ingresso ai paesi dei Balcani e all'est Europa. Auspichiamo, ha concluso il presidente della regione, che la Commissione europea tenga conto dei cospicui investimenti messi in campo per potenziare le infrastrutture citate, alcune delle quali, come la ferrovia Roma-Pescara e le autostrade A24 e A25, ricomprese tra le opere prioritarie nel piano infrastrutturale 2020 del governo nazionale, denominato Italia Veloce. Adesso torniamo a Pescara, dove il Partito Democratico attacca il comune per la mancata manutenzione del Fosso Grande al confine tra il capoluogo adriatico e Spoltore. Il progetto del comune potrebbe provocare un danno ambientale, questo è quanto sostengono i consiglieri d'opposizione. Sentiamo. Il Fosso Grande è ancora a rischio esondazione. Il canale che ha origine a Montesilvano e separa Spoltore e Pescara negli anni è stato notevolmente ristretto e ad oggi è pieno di vegetazione spontanea. Questo video è del 22 ottobre, quando la pioggia ha causato l'allagamento di Via Francia.
Nel 2013 un'esondazione causò danni per circa 1 milione di euro, ma da allora le amministrazioni che si sono succedute hanno fatto poco per risolvere il problema. Bisognerebbe elaborare un progetto molto molto importante che supera sicuramente 1 milione di euro, preceduto da uno studio idraulico interessante. Questa zona, che è una zona ormai troppo antropizzata rispetto all'originaria funzione del Fosso Grande, oggi noi l'abbiamo ribattezzato Fosso Piccolo per guardare le dimensioni ormai in cui è ridotto, e non parliamo naturalmente di una semplice manutenzione ordinaria, cioè di una semplice pulizia, parliamo di realizzazione di salti idraulici a monte del ponticello che collega qui la motorizzazione per diminuire la forza dell'acqua, parliamo naturalmente di vasche di espansione o di uno scolmatore, cioè interventi importanti che devono essere previsti in uno studio. E un progetto sul Fosso Grande in realtà esiste, ma attacca il PD, non rappresenterebbe la soluzione al problema. L'amministrazione comunale di Pescara, a distanza di 11 mesi, ieri, ha introitato i 60.000 euro che vengono dalla regione per la pulizia del fosso. Tanto sottolineiamo il ritardo, ma assolutamente questo non è risolutivo di questa situazione. Occorre veramente un intervento importante. Hanno partecipato con una delibera di giunta a un bando ministeriale in cui hanno chiesto 490.000 euro di lavori per il Fosso Grande, ma chi ha letto quella delibera, e noi l'abbiamo illustrato oggi in questa conferenza stampa, sa che quella delibera non prevede nulla di quello che abbiamo detto noi. Peraltro, quella delibera contempla un allegato che è parte integrante e quindi è stato inviato al Ministero, che è assolutamente sbagliato, cioè anziché parlare di Fosso Grande parlano della messa in sicurezza dell'ex cava Cetrullo di Via di Sotto. I tecnici del Comune sono stati disattenti, ma i 10 assessori che erano in giunta quale delibera hanno approvato? Quale progetto hanno visto? Sotto accusa anche l'intenzione del Comune di Pescara di spostare la vasca di raccolta di acque miste dalla zona ospedale, dove era inizialmente prevista, a quella nei pressi del Fosso Grande. Il rischio, sostengono i consiglieri di opposizione, è quello di un danno ambientale. In tal modo il livello di inquinamento sarà ancora meno controllabile, perché ovviamente se noi andiamo ad aumentare l'indotto di queste acque sporche, automaticamente danneggeremo ancora il mare. Quindi loro hanno detto che non è così in sede di commissione, però noi faremo approfondimenti perché ci sembra un po' strano, cioè se non sono solo acque bianche, allora come faranno ad evitare un ulteriore inquinamento? E adesso andiamo in vetta al Gran Sasso, l'étoile del Teatro dell'Opera di Roma, Rebecca Bianchi e un quartetto d'archi, infatti hanno dato vita a fine agosto ad una performance unica nel suo genere, un balletto sulla cima più alta dell'Appennino, il Corno Grande. Il tutto è diventato anche uno spot, vediamo. Un étoile del Teatro dell'Opera di Roma è un palcoscenico d'eccezione, la vetta più alta del Gran Sasso. E la performance straordinaria ed unica nel suo genere di Rebecca Bianchi, che il 25 di agosto scorso, lungo il percorso che conduce al Corno Grande, vetta più alta dell'Appennino, assieme a un quartetto d'archi con il solista al clarinetto, ha dato vita a una performance senza precedenti. L'evento è stato riservato al solo staff tecnico e ai filmmaker per girare il video spot con l'étoile come testimonial. La vetta è stata raggiunta a piedi dalla Via Normale con il supporto del comando del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, diretto dal comandante Paolo Passalacqua, che ha offerto e messo a disposizione i suoi uomini, e il capostazione del Soccorso dell'Aquila, la guida alpina Leandro Giannangeli. La performance si è inserita all'interno della rassegna In punta di piedi tra arte e territorio, organizzata dall'Associazione Culturale L'Étoile in collaborazione con Art Nouveau, iniziata il 2 di agosto con il concerto spettacolo su Pizzo Cefalone e conclusasi proprio il 25 sul Corno Grande, con questa esibizione da togliere il fiato. Ed ora lo sport, iniziamo dal calcio e dalla Serie B. Domani alle ore 15 il Pescara ospita il Cittadella per una gara difficile che è decisiva per le sorti del tecnico Massimo Oddo. Tornano a disposizione Valdifiori, Galano e Asensio, out per infortunio Drudi, Bocchetti, Bocic, Riccardi, oltre a Omeonga e Memusciai. Il servizio di Andrea Costantini.
Rifinitura allo stadio Adriatico Cornacchia stamani per il Pescara, che domani si gioca tanto contro la bestia nera Cittadella. Massimo Otto dovrebbe confermare l'assetto visto nella seconda parte del secondo tempo di Lecce, quando il Delfino aveva trovato il gol con Maestro, assaporando per una decina di minuti anche la rimonta prima della terza rete salentina. Dunque due trequartisti alle spalle dell'unica punta Seter. In grande ascesa le quotazioni di Vokic, che appare in vantaggio su Galano per giocare in linea con Maestro, l'unica vera nota lieta di questo inizio di stagione, nonché unico marcatore in campionato del Pescara. Recuperato Asensio, che andrà però in panchina. Bellanova e Masciangelo saranno i due esterni. Tra gli interni sembra sicuro di un posto Busellato, ballottaggio poi tra Valdifiori e Fernandes. Nel trio di difesa certi di un posto Jarosinski e Balzano, i due braccetti. Al centro Scognamiglio, pienamente recuperato e in leggero vantaggio su Gut. Proprio per Massimiliano Busellato questa sarà una partita speciale. Originario di Bassano del Grappa e cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Cittadella, con cui ha anche debuttato in B e con la cui maglia è andato a segno anche contro il Pescara di Zeman, che volava verso la Serie A. Una rete che non impedì al Delfino di sbancare il tombolato. Erano tempi nei quali il Cittadella faceva meno paura e non era certo classificabile come bestia nera. Per Busellato 121 presenze coi veneti, più altre 44 con la Primavera. Ci sono altri ex, Drudi, che però non ci sarà, al pari degli altri infortunati, Bocchetti, Bocic, Omeonga, Riccardi e Memusciai, quest'ultimo non convocato per una botta presa in allenamento. E poi Ventola, lo scorso anno in prestito al Cittadella, con appena 3 presenze in campionato più una in Coppa Italia. Nel Cittadella c'è un solo ex, si tratta di Elan Castrati, il portiere albanese cresciuto nelle giovanili biancazzurre e vice Fiorillo fino allo scorso gennaio, quando si è poi trasferito a titolo definitivo al Trapani, per poi approdare al Cittadella dopo lo svincolo a causa dei problemi societari dei siciliani. Coi veneti ha debuttato in Coppa Italia contro lo Spezia e anche nelle dichiarazioni rilasciate da alcune testate in settimana ha confermato che domani sarà emozionato nel tornare all'Adriatico Cornacchia e che la scelta di andare via è stata dettata dalla volontà di trovare più spazio per giocare. Cittadella che ha ancora delle grane legate al Covid. La scorsa settimana le positività del tecnico Venturato e del terzino Donnarumma. Mercoledì sono emerse altre 3 positività, 2 calciatori e un dirigente. La squadra stamani è partita alla volta dell'Abruzzo con 22 giocatori convocati. Non fanno parte della lista i 3 infortunati, Chajou, Tavernelli e Camigliano. Nell'abituale 4-3-1-2 non ci dovrebbero essere grandi sorprese. Davanti a Maniero la linea di difesa con Ghiringhelli, Frare, Adorni e Benedetti. In mediana Pavan, favorito su Iori, con Vita e Branca mezzeali. D'Urso trequartista alle spalle di Rosafio e Ogunseye, con Sissé pronto a subentrare nella ripresa. E subito dopo la rifinitura il tecnico del Pescara Massimo Oddo ha affermato di essere sereno e ha parlato di come lui e la squadra hanno vissuto questa settimana. Lo ascoltiamo. Il primo obiettivo è fare punti, perché ovviamente abbiamo carenza di punti e poi è ovvio che per fare punti devi fornire una prestazione all'altezza. Io penso che nei momenti di difficoltà nelle squadre la società ha il dovere di intervenire, come è stato fatto, quindi io penso che sia la consuetudine, sia la normalità, non è una cosa normale, anzi è una cosa normalissima. Il confronto aiuta e le persone intelligenti traggono conclusioni positive da un confronto per cercare di migliorarsi, quindi per quanto mi riguarda è stata una settimana in cui la squadra ha lavorato bene e abbiamo messo a punto il lavoro da fare sul campo e domani cercheremo le nostre risposte sul campo, perché è quello che conta. Io in questa settimana, come sempre, penso di aver dato tutto. Questo non vuol dire che le cose che dico sono oro colato, sono giuste, ma sono il pensiero di un allenatore che mette una squadra in campo. Quindi ho visto una squadra concentrata, ho visto una squadra che ha voglia di riscatto, ho visto una squadra che dopo la partita di Lecce ha quantomeno capito che le qualità ci sono e si può e si deve fare molto meglio di come stiamo facendo, e questo a partire da me, e quindi io sono sereno, non sono preoccupato per quanto deve essere preoccupato un allenatore di calcio nell'arrivare alla domenica, ma non sono assolutamente teso o quant'altro, sono sereno perché questa serenità me la trasmette la squadra. Ho visto una squadra che ha lavorato bene, quindi io sono sereno.
Il Cittadella è una squadra che vuole essere attaccata per poi giocare tanto sulle seconde palle, giocare tanto sulle punte. Loro fondano il loro gioco soprattutto su questo, quindi dobbiamo avere anche un certo tipo di intelligenza nel capire che se vai troppo all'arrembaggio poi ti allunghi ancora di quello che ancora di più di quello che sei ultimamente, quindi dobbiamo stare attenti e accorti. Questo non vuol dire che non ci debba essere aggressività, ma ci deve essere l'aggressività nei momenti giusti della partita e molta sagacia tattica. La Serie D si ferma con il suo calendario regolare per dare spazio ai tanti recuperi delle partite non disputate causa Covid, ma anche la gara Giulianova Cinzia Albalonga, che si sarebbe dovuta giocare domani, salta per un caso di positività nella squadra giugliese. Il campionato dunque riprenderà il prossimo 29 di novembre. Il Castelnuovo ha finora disputato tutti e sei i match da calendario e si gode questo bell'inizio di stagione ed un provvisorio secondo posto. Sentiamo il servizio di Stefano Recanati. Troppe gare da recuperare e così il Covid-19 ferma anche la Serie D. Si tornerà in campo, evoluzione della pandemia permettendo, l'ultimo weekend di novembre e in tutta probabilità con un protocollo sanitario rinnovato che preveda l'adozione di tamponi rapidi per staff e calciatori. Dunque spazio ai recuperi, ma non per tutti. Una di queste è la matricola Castelnuovo, una delle poche formazioni che prima dello stop aveva giocato tutti e sei i match in calendario, rivelandosi vera e propria sorpresa di questo inizio di stagione. La formazione teramana ha dimostrato subito di essere gruppo maturo e affiatato, con i senatori in prima linea sempre pronti nelle fasi difficili della gara a farsi sentire aiutando i più giovani, soprattutto quelli alla prima esperienza, tanti in un campionato non più regionale. A spendere parole d'apprezzamento per l'avvio di stagione in casa neroverde è il patron Giancarlo Di Flaviano. È stata una partita molto difficile, il Montegiorgio si è visto una squadra molto ben organizzata, faceva girare la palla molto in velocità e forse oggi dobbiamo ringraziare anche il talento di alcuni nostri giocatori che hanno fatto la differenza. Siamo contenti del nostro avvio, anche perché abbiamo incontrato tutte squadre molto titolate, tranne forse la parentesi di domenica scorsa a Castelfidardo, penso che abbiamo fatto sempre bene. Ecco, è un giocatore che si vede poco ma si sente, parliamo di Massimo Loviso, qualità eccellente anche dal lato umano, sa parlare con i ragazzi più giovani, sa guidare in tutte le parti del campo. Sì, Loviso sì, ma si vede anche in campo nonostante la qualità ma anche quantità, il nostro allenatore in campo per noi è un grosso valore aggiunto, credo è stata una pedina essenziale nella nostra squadra. Tra tutte le difficoltà, quanto vi aspettavate questo avvio? Noi ci speravamo, perché comunque abbiamo cercato di fare le cose per bene a livello tecnico con i vari innesti, quindi diciamo che ci speravamo. Attesa a Pescara per la gara della nazionale maschile di handball che ospiterà domani la Norvegia alle ore 18 al Pala Giovanni Paolo II, gara valida per il gruppo 6 di qualificazione agli Europei 2022 di Ungheria e Slovacchia. Il match, che si disputerà a porte chiuse per le restrizioni legate al Covid-19, avrà inizio alle ore 18 e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena e sulla pagina Facebook della federazione. Ieri la delegazione azzurra è stata sottoposta per la seconda volta in questo raduno ai test antigenici, tutti negativi. La Norvegia, due volte vice campione del mondo nel 2017 e nel 2019, giungerà a Pescara con un volo charter che atterrerà direttamente domani mattina per ripartire già in serata. Termina qui la prima edizione del TG6, il prossimo appuntamento è alle ore 19, i nostri servizi sono disponibili on demand sul canale YouTube, sul sito tv6.it e sui nostri social. Io vi auguro una buona giornata.